Ciao a tutti, sono Loris Mazzorato, sono stato sindaco del comune di Resana in provincia di Treviso per due mandati, proprio per le mie prese di posizione contro le ingiustizie di obblighi vaccinali, le restrizioni che da sempre vanno contro la Costituzione, il furto dalle banche popolari venete dei risparmi a migliaia di soci e di famiglie. Sono stato sfiduciato anzitempo. Avete sentito parlare di «Cura Italia»? Di scudo legale per il coronavirus? Partiamo da una premessa fondamentale. Quando è scoppiato il Covid-19 o coronavirus, i primi ricoverati subivano intubazioni con i ventilatori. Vi ricordate la mancanza dei ventilatori? Ebbene, 9 su 10 morivano. Questi erano i protocolli medici e guai, dico guai ai medici che obiettavano. Ora quasi tutti guariscono da quando hanno cambiato i protocolli. Cosa ci fa capire questo? I protocolli erano sbagliati e hanno ucciso, me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, hanno ucciso migliaia di persone. E per nascondere le prove hanno obbligato medici a stare zitti e hanno cremato le vittime, distruggendo le prove che sarebbero emerse con le autopsie. Qualche medico si è opposto, sappiamo quanti sono stati ridicolizzati e marginati. Con lo scudo legale per il coronavirus, in primis il PD e a seguire sembra anche altri partiti, vogliono l'immunità per molte figure responsabili di questi crimini contro l'umanità. Ricordiamo tutti cosa è successo nel processo di Norimberga. Vogliono tutelare medici, sanitari, apparati dirigenziali delle strutture sanitarie. Si parla anche per i politici stessi. Ritengo che abbia grosse responsabilità di quanto è successo anche il capo dello Stato e il governatore della Regione Veneto. La magistratura non ha la forza di indagare e condannare i responsabili, proprio perché è di parte. Non è un luogo comune, ma ora con il MES arriveranno molti miliardi, tantissimi, che servono ad alimentare ulteriormente corruzione, dalla politica, ai medici, dalle forze dell'ordine, ai giudici e per finire ai mezzi di comunicazione. L'Italia è il paese con il più alto indice di penetrazione mafiosa e corruzione. Si trova al 77 posto in fatto di libertà di informazione. Anche se ho ricevuto denunce, intimidazioni, io non mi arrendo e fino a che sono vivo lotterò per la verità e la libertà. E viva la vita. Vi chiedo solo una cortesia. Se siete d'accordo con quanto ho detto, per cortesia fate girare questo video. Grazie.